Il bambino adesso fa l'avvicinamento con le spalle rivolte alla vittima per un motivo molto semplice, perché questa tipo di ramata è la ramata più efficace. Di conseguenza il bambino arriverà il minor tempo possibile in prossimità della vittima, dopodiché girerà il pattino e recupera la vittima dall'altra parte, perché è un bambino che opera da solo. Adesso in prossimità della riva il bagnino rigira il pattino per favorire la fuoriuscita della vittima dall'acqua e dal pattino. Aspetta. Ecco, questa è una manovra detta a 180 gradi per girare il pattino immediatamente. E solita procedura. Vittima cosciente, quindi posizione laterale di sicurezza. Una volta finito, i bambini, uno il bambino che si è tutta prima del momento della continuità, mentre l'altro aiuta con una remata tutta piana. Andiamo a vedere i vicini cani, vieni. Adesso il bambino, il primo bambino recupera e l'altra dirige le operazioni tenendo il pattino in posizione in modo tale da non allontanarsi molto dalla vittima. Adesso solo il bambino rema, la classica remata, mentre l'altro bambino assiste la vittima già a bordo. Sì, sì, del polino, che perché quando la mia, non lo vedo.
la vipera. Questo è un intervento sempre con due bagnini sul pattino di salvataggio, come prima, solo che questa volta ci troveremo di fronte a una vittima incosciente, praticamente che è stata... Quindi come prima un bagnino ne arriva normalmente mentre l'altro viene infiato. Mancia di metro sotto proprio la pizza, un filo, passa via vicino. Ecco il tuffo ha fatto, il bagnino va a recuperare la vittima sott'acqua. L'altro bagnino, una volta che hanno raggiunto l'imbarcazione, sia la vittima che il primo soccorritore, viene stato al bordo. Come vedete il bagnino ha girato l'imbarcazione per avere una voga più efficiente e più forte, per arrivare quanto prima alla spiaggia. Quindi noi simuliamo in questo caso l'intervento con il defibrillatore semiautomatico. Chiaramente è una simulazione, quindi non possiamo usare neanche il defibrillatore perché non possiamo dare una scossa a una persona che è viva. Viene posto l'ambu, il pallone ambu, per insufflare aria, mentre gli altri assistono la vittima. Attento al bambino. Ecco, la vittima viene asciugata perché altrimenti gli elettrodi del defibrillatore non fanno presi. Impartisce l'ordine di dare la scossa, noi daremo la scossa alla vittima, resta sul posto perché verrà comunque soccorsa dal 116.